Una bella collaborazione questa tra Beyoncé e Roberta Kelly, If I Were a Boy. Beh, tutto è possibile. Nella vita, Radio Panna 96.3 Giramondo insieme a Lord Rennie, rientro oggi, ma dovete sapere che il nostro Matteo Chincarini, oltre a essere un ottimo speaker radiofonico, è anche un artista, è un attore. Tu fai di tutto, hai fatto prosa, recitazione, teatro, hai girato degli spot televisivi, hai fatto dei film, hai fatto il ben di Dio nella vita, però adesso a Milano fai una tua personale, giusto? Esattamente. Ci vuoi raccontare, Matteo? Ho l'opportunità che mi dà la Galleria Emmaus in Galleria Unione a Milano di esporre le mie opere, chiamiamole così, le mie foto che ho realizzato un po' per gioco, perché ero stufo, forse, non essendo milanese, ero stufo di sentire descritta dai milanesi la Milano, la classica Milano grigia dove non c'è niente. In realtà non è così, perché io me la sono girata un bel po' e l'ho fotografata e l'ho praticamente inscatolata nelle mie fotografie. Mi piace molto fotografare le geometrie della città, perché Milano è una città incredibile per quanto riguarda le forme, perché ci sono dei palazzi, delle geometrie molto interessanti. Soprattutto nel dopoguerra sono state fatte cose discutibili, che piacciono o no, però a livello geometrico sono molto interessanti da fotografare, quindi appunto espongo queste foto qui così. Tra l'altro, la cosa che mi fa specie è che tu non sei milanese, ma no, sei adottato. Sono giusto? Adottato, ti abbiamo adottato. Le tue origini sono di Trentine. Sono Trentine. La cosa interessante è che, parlando con Matteo, conosce più cose lui di quante ne possa conoscere io, che sono milanese vivo. Cioè, sai cosa diceva Walter Chiari? Ecco. Anche lui era della provincia, se non sbaglio, la provincia di Verona, comunque un provinciale anche lui. Disse che solo chi viene dalla provincia sa godersi a pieno la città. È proprio vero. Perché viene da dove non c'è niente e quando arriva in città se la gode a pieno. Infatti noi che l'abbiamo non ce la godiamo. È un po' come il panettiere, no? Che va a casa dimenticandosi il pane, per cui mangiano il pane quello confezionato secco scaldato nel forno. Vabbè, comunque Milano è una bella città, abbiamo tante belle cose, per cui tu praticamente hai fatto degli scatti e cercato di dare una rappresentazione a Milano secondo una tua immaginazione, secondo una tua creatività, giusto? Esatto, infatti la mostra si chiama Città Esterno Giorno, che riprende un po' i copioni cinematografici, appunto, dove si spiega perché, quando si gira, infatti Esterno Giorno, e il sottotitolo è Giochi di forme urbane, proprio perché ci sono le forme della città. Queste forme, ma ecco, tu hai parlato di forme geometriche. Sì. Perché geometriche? Perché? Perché? Perché la città risponde molto bene alle geometrie. La città è fatta di palazzi, di strade, di vie, e sono geometria pura. Di conseguenza l'ho fotografata. Mi piace molto dal basso verso l'alto, quindi si vede lo slancio. Poi ho beccato delle giornate magnifiche dove c'è un cielo azzurro incredibile, quindi il contrasto cielo azzurro con geometrie magari un po' più squadrate, un po' più razionali, è un bel connubio, insomma. Ecco, per cui allora più che riallacciarmi, prendere in considerazione la nuova Milano, quella che sta sorgendo in Corso Garibaldi. Esatto. Con questi Corso Garibaldi, in zona Porta Garibaldi, dove c'è la stazione ferroviaria, lì è un mondo completamente lì nuovo. Per un fotografo veramente hai l'imbarazzo della scelta, proprio per le geometrie, per le forme che hanno questi nuovi grattacieli, questi nuovi palazzi. Quindi molto bene, bravo Matteo. Vuoi ricordare dove, come e quando, per cortesia? Allora, la mostra sarà aperta da giovedì 14 fino al 21 novembre alla Galleria Emmaus in Via Unione, appunto a due passi da Piazza Missori, Piazza Duomo, insomma, quindi è proprio nel pieno centro. Più di così che puoi voler dalla vita. Esatto, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20. Quando ci sarà l'inaugurazione spero che mi inviti. Assolutamente, il vernissaggio sarà lunedì 18 alle 18, per non sbagliarsi, ho scelto le ore. Allora, ricordiamo a tutti, lunedì 18, ore 18, evento vernissage di questa personale fotografica di Matteo Chincarini allo spazio Emmaus in Galleria Unione 1 a Milano. Intanto a Radio Panda 96.3 arriva Bruno Mars con Gorilla. Radio Panda Weekend. Up in the sky with the devil in your eyes, let me
hear you say